che fare con dei cannibali. E dico, dico Barra si è mangiata le budella di Turatello e quell'altro si è mangiata le viscere di un altro. E questa è la personalità, signori. Stiamo parlando di persone che hanno consumato decine e decine di omicidi, che non hanno riflettuto un momento quando hanno dovuto privare gli altri della vita. E allora è un materiale infido, è un materiale perverso, è un materiale che va preso con le pinze, che va, che va guardato con grande sospetto. Non viene chiamato senza motivo o animale il signor Barra. E il signor Barra è colui il quale festeggiava, pasteggiava, sarebbe meglio, con viscere umane che teneva nel frigorifero e che si divideva per tutto il tempo, viscere umane, dico signori giudici, che egli teneva, viscere di nemici è chiaro, per dire che si mangiava le budella di questo o il fegato dell'altro. E questo era un pentito fondatore della tesi di un Tortora colpevole. E così c'era Osoldo Falso, immaginate voi l'attendibilità di Osoldo Falso, il Melluso, e così via, brutta compagnia. Giordano è ancora tuttora innanzi a voi. Questi sono gli elementi di prova e non potevo che provare angoscia nel leggere queste carte e nel vedere il Giordano ancora agli arresti domiciliari. Era tremendo pensare che la libertà di un individuo valesse così poco. La parola di un soggetto come Barra. Barra valeva più di Giordano. Era vero, sì, era vero. Era proprio così. Barra, un uomo che non si limita ad ammazzare la gente, ma che si diverte ad addentarne le budella, era più importante di Giordano. Onest'uomo, incensurato, da sempre lavoratore, non lo dico io, lo dicono i marescialli dei carabinieri dell'uomo. E gente, viva Dio, di tutto rispetto e di tutta fede. Gente che la cui credibilità purtroppo pare sia stata messa in luce persino in questo processo, quando qualche volta si è detto che non sempre i marescialli dei carabinieri dell'uomo, e l'avevano detto i pentiti, erano persone oneste e rispettabili come siamo abituati a conoscere e a vedere. Sono stati anche creduti per questo, se è vero come è vero che qualcuno ha usato nella sua discussione argomenti del genere. Giordano Giuseppe resta ancora agli arresti domiciliari e viene rinviato a giudizio, dicevo, innanzi a voi. Questi sono gli elementi. Il pubblico ministero, nella premessa della sua requisitoria, dice Barra non è credibile e, coerente con quanto sostiene, ne chiede la assoluzione per insufficienza di prove. Una coerenza ovviamente un poco ai limiti, perché la richiesta di insufficienza di prove deve essere il frutto di una valutazione del contrasto di elementi probatori. E quali sono questi elementi probatori in contrasto? Non vi è altro che un'accusa infondata, che una calunnia specifica, senza alcun riscontro, non solo, ma senza che lo stesso, anche se da solo, possa dare elementi tali per poter avallare ciò che ha sostenuto con il Giordano. Si limiterà a dire, vi conosco, voi siete un bisus. Alle contestazioni del Giordano, bada, a me mi conoscono come priore, beh, comunque tu davi ospitalità a Rosetta Cutolo. Ed è sufficiente solo questo, signor pubblico ministero, perché non c'è altro. Ah, chiedo scusa. Si ricorda nel 1983, nel momento in cui incontra il Giordano nel confronto, dice io vi ho conosciuto, mi sono servito da voi nel 1970. Voi immaginate quest'uomo, Barra Pasquale, dal 70 all'83, ha qualcosa come una decina di omicidi sulle spalle, incarcerato, organizzatore di bande, braccio destro di Cutolo, assassino prezzolato all'interno delle carceri, incontra centinaia, migliaia di persone, decide di pentirsi, quindi in un momento così particolare si ricorda di aver incontrato Giordano Giuseppe nel 1970, 13 anni prima, per essersi recato colà a cambiare una ruota. Signori, questo è follia, è pura follia. Credetemi, nel leggere questi atti mi sentivo male. Provavo quell'angoscia di cui vi parlavo nella premessa, diventava amarezza. Dicevo, ma è possibile che magistrati di questo valore, che ho l'onore di conoscere da tempo, hanno lasciato in carcere un uomo come questo? Hanno rinviato a giudizio con questi elementi probatori un uomo incensurato, onesto lavoratore come Giordano Giuseppe? Dell'autore, dice, non si può prescindere, per carità, parlando di attendibilità intrinseca, io ovviamente parlo a dei magistrati che conoscono molto meglio di me questi argomenti, quindi non devo fermarmi, non devo, e ancora faceva riferimento all'attendibilità intrinseca, onorevoli signori, ma dico, ma intanto attendibilità intrinseca, ma Presidente, io ero in quest'Aula,
come lo era il tribunale quando Pasquale D'Amico, qua dentro, vicino a un detenuto, ha detto: ma vai via, cretino. Non ha detto cretino, veramente ha detto una frase molto più, una parola un po' più pesante. Dice: vai via, io sono uno che ha ucciso 24 persone. E si gonfiava, cioè per lui era un titolo di merito. Lui si sentiva nobilitato da questo suo trascorso, presidente. Come io potrei dire, io ho due lauree. Come lei magari potrebbe dire, parlo quattro lingue. E lui ha fatto 24 omicidi, tu sei uno stronzo. Va. Così disse a quell'imputato, non so chi fosse. Voglio dire, e quando poi la Cassazione ci parla di personalità di questi personaggi, noi dobbiamo tenere conto. E non è stato fatto fino a oggi, presidente. Non è stato fatto nel primo, nel secondo, e devo dire purtroppo non si può fare dovutamente, articolatamente, come dovrebbe essere fatto neppure nel terzo processo che si sta celebrando a Napoli, la personalità di Barra, che si è mangiato le budelle, le viscere di un altro uomo, di un suo simile, di una persona che gli ha vissuto accanto. Presidente, sono delle circostanze queste sulle quali è necessario che si rifletta, perché la storia ci rifletterà. Perché ci dovremo riflettere e tutti noi dovremo fare i conti con questo che poi è il materiale, è la poltiglia processuale probatoria che ci è stata offerta, che vi è stata offerta a sostegno di singole richieste di condanne. Allora vedete, presidente, dicevo, l'uso acritico, poco attento di questo materiale è un uso preoccupante, è un uso che deve preoccupare, che deve allarmare, signori. E qui si inserisce anche il grande Pasquale Barra in questo processo, e io non mi soffermerò solo un attimo, perché Barra ci dice quattro cose e ne vengono smentite cinque, e smentite documentalmente. Ecco, noi rispetto a un D'Amico non potremo mai controllare se Cutolo gliel'ha detto veramente sta cosa, oppure se gliel'ha detto il pentito di tutti. Però gliel'ha predetto. Adesso la prima del tribunale non fa tenere lontano. Ah, ecco, l'avvocato Mazza, che è memoria storica di queste cose, mi corregge giustamente. E invece Barra, forse per il suo soprannome o per la sua rozzezza culturale, dice che c'è stata una riunione a Poggio Reale e fa l'elenco di varie persone che io non starò qui ad elencare. C'è un controllo dei carabinieri e si nota che il 99,5% di queste persone non sono ristrette a Poggio Reale in quel periodo, quindi pure invenzione di questa riunione. Esibisce un memoriale manoscritto che è di un anno dopo i fatti e che ripiglia pari pari, come vedremo di qui ad un attimo, le notizie riportate dalla stampa. Dà una formazione degli esecutori materiali presunti di questa azione e gli accertamenti dei carabinieri. Dagli accertamenti dei carabinieri risulta che questa formazione è totalmente sbagliata. Parla di una successiva riunione di conferma del fatto avvenuto, indicando delle persone che erano presenti a Poggio Reale, di nuovo controllo dei carabinieri, queste persone a Poggio Reale non ci stanno. Quindi abbiamo una prova documentale che Pasquale Barra si è totalmente inventato queste presunte riunioni che avrebbero dovuto decidere l'azione di cui è processo. E vi è una pletora di altri pentiti che a corollario e a sovrapposizione di ciò ci danno altri elementi che sono in contraddizione con quanto è emerso finora. Abbiamo Lauri, che inserisce Nuzzo, indica Mario De Sena, e poi ecco, questa è la pericolosità di queste chiamate in correità. In un primo interrogatorio indica Mario De Sena, poi si corregge e dice: ma io non escludo che Mario possa essere non De Sena, ma Mario Strazzieri. Ebbene, signori, noi su queste cose possiamo mai farci un convincimento di tranquillante coscienza pulita che una persona sulla quale vi è addirittura pericolo di confusione di nome e di identità per il solo fatto di essere additata da uno o due di questi individui possa essere passibile di pene carcerarie gravissime che in alcuni casi arrivano fino all'ergastolo? Incarnato Mario, il solito trittico riccio incarnato ed il morto, no? Presidente D'Aiello, nel processo Petrella Piscitelli ha avuto modo di visitare questo schema di gioco. Riccio incarnato che fanno i brevi concerti, che scrivono le lettere a quattro mani e poi tirano in ballo sistematicamente Imperatrice, che è il destinatario di un'arma o il fornitore di un'altra arma. È uno schema tipico che anche in questo processo viene fuori, però è clamorosamente smentito dalle perizie.
Infatti l'incarnato dice una verità che è sconvolgente. Dice: lo stesso mitra usato per questo reato è stato usato per altri reati. Vi è una perizia balistica agli atti, signor della Corte, e viene smentito clamorosamente incarnato. Questo mitra non è stato usato nei reati indicati dall'incarnato stesso. Ancora dice: doveva compierlo lui questo attentato incarnato, e poi per via delle precauzioni non l'ha compiuto e ha declinato l'incarico, e noi ci chiediamo perché non potevano usare mezzi di travisamento. Quindi è una scusa questa di essere stati investiti dell'operazione per accreditarsi una maggiore credibilità, che noi naturalmente non gli diamo così gratuitamente. Barra, il 23 febbraio si occupa dei capizzoni di Caivano, ne indica due, non so fino a quando sia fondata la sua indicazione, non mi riguarda. A Caivano, capizzone, dice Scotti, Pasquale, Bononato, Alessandro. Il 25 febbraio fa un elenco degli appartenenti alla nuova camorra per la zona di Caivano, vi sono numerosissimi nomi, in questo elenco Altieri non c'è. E Altieri è nato e vissuto sempre a Caivano. Ma Barra redige anche un altro elenco, a foglio 34, che riguarda Somma Vesuviana. Capozona Somma Vesuviana, Ascione Armando, dice Barra. E fra i vari nomi si legge Altieri Giuseppe, trattino Rione Trieste, che è un rione di Somma Vesuviana. Poi riconosce Altieri in foto a foglio 129 col solito sistema dei riconoscimenti dell'11 maggio. Ora è importante, perché quando Altieri viene interrogato, e contro di lui non c'è altro che questa indicazione fatta dal Barra, il giudice gli domanda e lui risponde: non ho mai abitato in Somma Vesuviana. Sono nato e cresciuto sempre in Caivano. Chiedo un confronto con Barra per sapere di che cosa mi accusa. Altieri parla molto, come dice il pubblico ministero, ma sciocchezze non ne dice. Perché Altieri, già nel 1983, nel mese di luglio, 7 luglio, quando rende questo interrogatorio, anticipò quello che poi lei, signor Presidente, ha detto. Voi non dovete dire se è camorrista o no. Voi mi dovete dire dei fatti specifici, poi diremo noi chi è camorrista e chi non lo è. Ed egli chiede il confronto per sapere di che cosa Barra lo accusa. I giudici, che erano due, di Persia e di Pietro, lo accontentano. Il Lichetto Immediato, erano andati per fare interrogatori, naturalmente, e confronti, lo stesso giorno, 7 luglio. Era, mi racconta Altieri, e risulta dagli atti, perché ce ne sono tanti riconoscimenti, una bolgia, 30, 40, 50 persone che sfilavano l'una dopo l'altra in questa stanza dove fra Barra da una parte e il giudice di Pietro e di Persia dall'altra erano alcuni carabinieri, una sede, si arrivava là a tambur battente, l'uno dopo l'altro venivano esaminati, dicevano il tempo di dire 3-4 parole, 2-3 battute ciascuno e via un altro. E non so io se al primo, al quinto, al decimo, al trentesimo posto di questa classifica capita Altieri Giuseppe, il quale entra in questa stanza, non se lo ricordava questo bar. Barra, Pasquale, Altieri Giuseppe. Barra, sei camorrista dal 1978-79. Altieri Giuseppe, e perché mi volete rovinare? Io sono stato con voi detenuto al padiglione Milano, se lo ricorda. Infatti, quando Altieri fu arrestato nel 77, Barra venne da Nuoro a Napoli e stette in transito, e stettero alcuni giorni nel reparto transito. Questo non risulta, ma stavano nel reparto transito. Siete stato sempre un amico, perché Barra non l'aveva mai trattato male. Barra, sei camorrista, te lo ripeto, e non mi posso sbagliare. Altieri aveva chiesto per sapere Barra di che cosa lo accusa, che ha fatto. No, credo che sei camorrista, già, altrimenti sarebbe stato inutile il confronto. Lo sapeva già che l'aveva detto che era camorrista. Ma forse vi state sbagliando, non mi posso sbagliare.
Vorrei sapere quando... Ecco, la domanda specifica. Vorrei sapere quando mai sono stato fatto camorrista. Da chi e che cosa ho fatto come camorrista? Sì, ma gliel'avete suggerite voi queste domande ad Altieri? Barra. Io sostengo che siete camorrista. Piglia le distanze. Fino adesso l'ha chiamato, gli ha dato del tu. Adesso, messo di fronte a questa domanda pressante, prende le distanze. Io sostengo che siete camorrista dal 78-79. Allora, Altieri, signor giudice, fate gli accertamenti. Io ho chiuso con la, questa parola non la capisco, con la malavita, eccetera, da alcuni anni e voglio redimermi. Perciò non posso fare parte della camorra. Vi ripeto che siete camorrista. Già ho dato ai giudici la vostra copiata. Quando mai? Barra qualche volta ha indicato nomi di persone che avrebbero partecipato alla cerimonia dell'affiliazione di Altieri. Mai. Già ho dato ai giudici la vostra... Chissà Barra in quel momento a chi pensava, che già ne aveva fatto 20 o 30, questo era uno dei tanti che doveva fare. E poi qua, ecco, viene il tocco finale, per chiudergli la bocca. Antonino Cuomo mi riferì della copiata data a voi e del fatto che entraste a far parte della camorra. Non avendo che cosa dire, a un certo punto pressato qualche cosa gli deve dire. E allora chi gli nomina? Un morto. Un morto della cui morte egli è sicurissimo perché l'ha ucciso con le mani sue. Antonino Cuomo, allora io me l'immagino che Antonino Cuomo nel momento in cui, non so come è stato ucciso, se è stato strozzato, se è stato squartato, da Barra, in punto di morte, con un filo di voce, Altieri Giuseppe è testimone e fa parte della camorra, e Barra lo sopprime e raccoglie questa confidenza di Antonino Cuomo in punto di morte. C'è da piangere, Presidente. Interrogatorio, l'abbiamo visto, confronto. Il pubblico ministero notò qualche discrasia a proposito delle accuse, vedremo altro che discrasie, già ne abbiamo viste alcune, ne vedremo ancora. Ma Barra lo aveva riconosciuto a Altieri, si era ricordato perché Altieri disse siamo stati insieme nel padiglione Milano, ma Barra non l'aveva detto questo, lo dice Altieri, Barra lo aveva riconosciuto. Io vi dico di no. Barra non l'aveva affatto riconosciuto. Sapete perché? Perché Esposito, in istruttoria e in pubblico dibattimento... Ecco qua. Esposito Vincenzi. Questo è significativo. Ecco qua, Altieri Giuseppe. Quando Esposito si occupa di Altieri Giuseppe, dice: Altieri è un camorrista della nuova camorra organizzata, lo conosco personalmente, ha nominato Peppo Pullasta il secondo regalo. Insieme siamo stati detenuti a Lecce nel 1980, viceversa il 79, vedremo. È stato legalizzato all'interno del carcere. Come è stato legalizzato all'interno del carcere? 78-79 ha detto. Vabbè, ma comunque andiamo avanti. Ha fatto il confronto con Pasquale Barra. E non è stato da questi riconosciuto. So che è della zona di Arzano o Caivano o paesi vicini. Opera nella zona di Caivano. Come opera nella zona di Caivano? Sì, che lo povero uomo è detenuto dal 77. Opera al presente nella zona di Caivano. È detenuto dal 77. Questo sta parlando nel 1983. Sono 6 anni che è detenuto. Ed è anche un killer. È stato detenuto a Campobasso nel periodo dell'omicidio di Esposito Maiello Raffaele. L'episodio del confronto con Barra mi è stato raccontato in carcere. Allora, a questo punto, quando si è fatto il confronto con Barra, erano presenti Barra, Altieri, Di Pietro, Di Persia e dei carabinieri. Altieri, certo, non è uscito dal confronto fregandosi le mani e dicendo che bella cosa, Barra non mi ha riconosciuto, sono contento. Altieri sarà uscito dicendo, ma quel cretino, quell'animale, quel cattivo, quel mentitore, quell'infame, quello che vuole, mi accusa mentre io sono innocente. Di Persia e i giudici, Di Persia, perdonatemi se talvolta, ma mi sono amici entrambi, perciò delle volte ometto il titolo che è di obbligo far precedere al loro nome. I giudici Di Persia e Di Pietro hanno assistito a un riconoscimento, a un confronto, diciamo, nel quale
Barra ha sostenuto che Altieri era un camorrista. Chi è che ha potuto dire di non avere riconosciuto, che non era stato riconosciuto Altieri? Solo Barra. Altieri certamente non poteva dire Barra non mi ha riconosciuto. I giudici non potevano dire Barra non lo ha riconosciuto. Una persona poteva dire, però in verità, io quello Altieri non me lo ricordo proprio. E questi non è altro che Barra.